Bella a tutti ragazzi, buongiorno! Oggi iniziamo con questo viaggio a Napoli. Come potete vedere dalla mia faccia, sveglia alle 5, alle 5 per andare in stazione Termini per poter prendere il treno Italo che dove ci porterà tutti quanti insieme a Napoli. E quindi viaggiamo a una velocità media di 300 km orari, tipo Formula 1, diciamo. Infatti ogni tanto un mesetto a papà. E quindi ragazzi, siamo in treno per andare verso Napoli, quindi mi raccomando, oggi farò un piccolo vlog, un piccolo tour. Voi invece, se siete già stati a Napoli, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate e i pregi e i difetti di Napoli. Noi ci vediamo, per me sono ancora altre 2 ore di viaggio, ma per voi siamo appena arrivati. E dopo questo lungo viaggio siamo arrivati a Napoli e devo dire che c'ho una certa fame, quindi andiamo a fare colazione, ma non in un bar normale, in un bar di Cuori di Sfogliatella, il bar dove ha vinto il Guinness World Record per la sfogliatella più grande del mondo, ben 92 kg di sfogliatella. E raga, guardate qua quanta roba, raga, questo è proprio da diabete. Guardate sti babà, raga, io vado matto per i babà. Quindi prendiamoci qualche dolcetto. Guardate, questa è la cabina telefonica. E quindi mi sono preso invece un caffè e una sfogliatella al gusto bagio, e è buonissima. Ovviamente dopo non poteva che mancare andare da New Martina a vedere le cover, farsi mettere la pellicola al telefono, diciamo. Quindi mi sono messo la pellicola da New Martina e come potete vedere sta a metà la pellicola. Sì, raga, guardate che velocità, è un po' velocizzato, però ci sta. Ho fatto mettere la pellicola, quella opaca privacy, potete vedere che effettivamente, raga, effettivamente dal lato non si vede niente, effettivamente è proprio privacy. Infatti si chiama così, privacy, perché non si deve vede niente. Quindi questa è Martina che sta mettendo la pellicola. Guardate raga, proprio che cura nei dettagli a mettere la pellicola. Raga, guardate, pulisce tutto come vedete nei suoi video. Però effettivamente purtroppo Martina non c'era, era una sua collaboratrice. E quindi da lì andiamo al mercato, non mi ricordo come si chiama, e quindi al mercato dove vendo tutta la roba. Però ragazzi, non posso riprendere tutto, perché sennò non si poteva riprendere tutto giusto qui all'inizio. Infatti mo tra poco vi faccio vedere cosa ho comprato. Ragazzi, guardate proprio queste, le borse di Louis Vuitton, le borse di Gucci, e guardate quanta bella roba che ci sta. Guardate quanta bella roba, i giubbottini della Converse, e quindi tanta roba. E quindi mo andiamo, mi sono fatto un giretto dentro al mercato. Dei jeans, però i prezzi sono veramente molto 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 abbordabili, perché sì, effettivamente è un mercato, però i prezzi sono molto abbordabili. Mo vi faccio vedere cosa ho preso una bella tuta completo della Gucci e una cinta della Gucci, e quindi però fatte bene, mi piaceva. E quindi dal mercato andiamo alla metro di Toledo, che è stata nominata, raga, la metro più bella, per la stazione fermata metro più bella d'Europa. Praticamente con sto buco tutto luminescente, tutto fatto di mosaico, raga, devo dire che merita la sua nomea di stazione metro più bella d'Europa. Quindi da qui, dalla stazione di Via Toledo, andiamo su Via Toledo, credo si chiama. Quindi andiamo subito a Toledo per arrivare a una parte che c'ho fame, quindi andiamo ai quartieri spagnoli. Raga, questi sono i quartieri spagnoli, che vedete, guarda, pizze fritte che si illumina, ma noi andiamo a mangiare tra poco. Vi porto a mangiare da una parte proprio esagerata, raga, guardate, questi sono i quartieri spagnoli. E arriviamo da Nennella, raga. Nennella, se non conoscete Nennella, raga, è un'istituzione a Napoli, perché è un ristorante dove con 15 euro vi fai proprio il menù completo, primo, secondo, contorno, e alla fine vi offrono pure il caffè, capito? Quindi è proprio, però c'è da fare la fila esagerata.
esagerata. Vi spiego come funziona, gli date il vostro nome, voi arrivate, gli date il vostro nome e dovete aspettare il vostro turno, però nel frattempo vi fate pure lo spritz. Non costa nemmeno tanto lo spritz, vi fate bello spritz che sta proprio di fronte con la musica, tiè raga, guardate che bello, vi fate lo spritz con tutti i cosi, io mi sono fatto lo spritzetto, io e la Bon Mickey ci siamo fatti lo spritzetto, ci siamo fatti, infatti tiè raga, guardate, lo spritzetto come aperitivo ci sta, lo spritzetto di aperitivo ci sta, e infatti lui ci sta meglio, ha fatto pure, ce l'ha fatto anche bello carico, devo dire, quindi anche uno bello spritzone, un bello spritzone ti è fantastico ragazzi, e devo dire però ho fatto molto bene, nel frattempo che tu aspetti il turno a mangiare, te fai lo spritzetto, te fai, ti è, guardate, ah, bello, bello fresco, e poi ovviamente ci sta pure lo spettacolo, che questa pizzeria, raga, questa trattoria è famosa perché tutti i camerieri sono tutti belli, simpatici, allegri, cordiali, e si mettono pure a ballare e cantare, infatti come potete vedere stanno a far casino, raga, fantastico. A me sti posti, raga, a me sti posti mi piacciono, a me tutti i posti incravattati, seri, cupi, non mi sta, a me mi piacciono questi posti così belli, veraci, allegri, simpatici, che fai casino, e vabbè, a me piace così, mi piace, e questo posto è anche famoso perché fa sta roba qua, e quindi io invece ho preso la famosa pasta e fagioli napoletana, pasta e patate napoletana con la provola dentro come secondo. Nel frattempo che aspettavo il secondo è arrivato questo, il tizio che canta e suona e ti fa passare, diciamo, ti fa passare un po' la giornata, vedi, è pure bravo a cantare e a suonare, è bravissimo ragazzi, devo dire, e anche così simpatico, viene a casa, ci stava un casino esagerato, ma va bene così ragazzi, a noi piace così, questo stile ci piace. C'erano anche alcuni turisti, devo dire, molto molto rinomato questo posto, e devo dire che comunque la pasta e patate ragazzi era fantastica, e devo dire che mi ha saziato un botto, obiettivamente la pasta e patate sazia tantissimo. Ma poi arriva il secondo, che sono le polpette col sugo napoletano, ragazzi, che pensavo che non è sue, polpette col ragù napoletano, e come contorno i peperoni arrostiti. Ragazzi, devo dire che il sugo, il ragù napoletano è molto diverso da quello normale, perché è un sapore un po' più, non so, a me piace di più, è un sapore un po' più particolare. Quindi questo è il menù che abbiamo visto, quindi questo è il primo, potete scegliere voi con 15 euro, potete scegliere tra questi primi, questi secondi, potete scegliere, guardate, primi, secondi, contorni, potete scegliere, e poi vi offrono pure il caffè. E quindi ragazzi, avete visto quello che ho mangiato a Nennella, quindi 15 euro con primo, secondo, contorno, e alla fine ti offrono pure il caffè, ovviamente tutto in un ambiente così de casino, sì, ci piace. E dopo il pranzo ragazzi andiamo in direzione del famosissimo murales di Maradona, che ragazzi il murales di Maradona devo dire che è fantastico, raga, veramente, poi mi ci ho fatto caso, sta la finestra proprio sopra la faccia di Maradona, vabbè, questo invece è tutti gli altri murales di Maradona, e ovviamente non poteva mancare la limonata a coscia aperta, e questo ti mette la limonata, l'acqua frizzante, e ti mette il bicarbonato, ovviamente fa la reazione che per berla subito la devi mettere a coscia aperta, così, e così si chiama limonate a coscia aperta, infatti vedete, sta con le gambe aperte, se no te fracichi tutta. Poi andiamo dove stanno i murales di Totò, i famosissimi murales di Totò, infatti un paio di murales si sono rovinati col tempo, ma va bene, peccato, però sto Totò super mi piace. E da qui invece poi andiamo a farci una bella passeggiata per andare al Vomero, infatti prendiamo la funicolare, come dice la canzone, la funicolare,
che ti porta sopra al Vomero. Questa è la funicolare che ora entriamo. Ho messo un po' più veloce, pare che stiamo andando a 200 orari, però no, è la velocità del montaggio. Siamo arrivati ragazzi al Vomero, raga. Guardate quanto è bella sta stazione, mi piace, devo dire. Questo è il Vomero per poi andare, ragazzi, andare a vedere un bel panorama di tutta Napoli, tia raga. Guardate che panorama, vi lascio godervi il panorama in pace, guarda, si vede pure il Vesuvio, si vede, un po' nuvoloso, se no si sarebbe potuto vedere tutto il Vesuvio, però vabbè, godiamoci a base del Vesuvio. Ragazzi, guardate che panorama, però ora mi sposto da un'altra parte, che c'è un panorama ancora più bello, tia ragazzi, guardate quest'altro punto panoramico, guardate raga. Qua si vede proprio tutta Napoli, guardate quanto è bella. Cioè, mi lascio con questo panorama di tutta Napoli, cioè proprio è altissimo, non so a che altezza stiamo, ma va bene. Ma dopo sto panorama mi è venuta fame, quindi andiamoci a prendere il famosissimo cuoppo, il cuoppo, e oh, la nuvola che ragazzi è nuvolosa. Tipo panna che sta dentro, è buonissima. Ovviamente dopo la cuoppa e dopo la nuvola andiamo da Sorbillo per la pizza chiusa. E dopo questi babà, ragazzi, erano praticamente più grossi del mio pugno. Erano dei babà giganteschi, ragazzi, più grossi del mio pugno. Però buonissimi. E dopo qua, ragazzi, andiamo da Jenny Stock. Guardate qua, da dove mi seguite? Da Roma! Mamma mia, da Jenny Stock, prezzo! Sta block! E dopo aver bloccato il prezzo da Jenny Stock, andiamo a Spacca Napoli, la famosissima Spacca Napoli, dove ci stanno tutti i presepi, quelli particolari napoletani, i presepi napoletani. Siamo arrivati a Spacca Napoli. Guardate raga che fattura, secondo me questa è tutta roba artigianale, devo dire, perché parecchia, quasi tutta roba artigianale, sì, ma è fatto proprio così, mi piace, tutte bancarelle di Natale che mi sa che ci stanno tutto l'anno, credo. Però vabbè, comunque ragazzi, tutta roba fantastica, tutta roba bellissima. Tiè, guardate che personaggi, proprio separati per ogni coso di coso, diciamo. Quindi questi, i cornetti che portano sempre fortuna, i cornetti, guarda, le corna, tutta roba scaramantica che è tradizionale napoletana. Raga, guardate Pulcinella. E quindi ragazzi, siamo a Spacca Napoli. E quindi la giornata, ragazzi, è finita. Vi lascio con queste ultime riprese così dei personaggi di Spacca Napoli. E noi invece, ragazzi, guardate, ci abbiamo fatto l'ultima ripresa con la cosa di Spacca Napoli. Guardate quanto è bella. Però ragazzi, la cosa più particolare, raga, è la caffettiera, il presepe nella caffettiera gigante. E quindi dicevo, ragazzi, la giornata è finita, torno in stazione per poter prendere il treno direzione Roma. Quindi ragazzi, avete visto questa giornata mia qui a Napoli, e devo dire che sono rimasto molto molto soddisfatto, anche perché come avete visto ci stanno un bel po' di cose un po' particolari che difficilmente trovate da altre parti, e quasi anche secondo me quasi impossibili trovate da qualche altra parte. E quindi ragazzi, se anche voi siete stati già altre volte a Napoli o siete napoletani, scrivetelo nei commenti e soprattutto scrivete cosa ne pensate voi di Napoli. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao cari!